Grazie al Presidente di avermi dato questa opportunità di colloquiare con voi. Molti di voi mi conoscono perché io, come ha detto l'amico Sandro, ho conosciuto Don Elia nel 1986, esattamente 30 anni fa. Ed è stato un giorno che è stata una svolta determinante nella mia vita, su tutti gli aspetti, sia spirituale che materiale. Don Elia è stato un dono per me, come per tanti altri, ma aveva il dono di affidarci dei compiti. A me affidò il compito di fare il progetto del santuario, e al che rimasi sbalordito, esterrefatto, stupito, orgoglioso di questo compito. E come tornai in studio dopo averlo incontrato proprio un giorno di giugno a Montegiove, e lui aveva delle mani enormi, Don Elia, ti prendeva le tue mani e le stringeva tra le sue e ti trasmetteva una forza incredibile. E insieme a questa forza ti dava anche una grande serenità. Con questa serenità sono tornato in studio dai miei colleghi, perché io faccio parte di uno studio associato che si chiama Interstudio, e ci siamo con i miei colleghi, l'architetto Watanabe, l'ingegnere Olmedo, l'architetto Gennari, l'architetto Vecchi, ci siamo posti questo tema del santuario. Don Elia nel frattempo aveva già individuato l'area era a Castaccolo, e dopo lunghe traversie, perché l'area l'acquistò, mi sembra, l'atto fu fatto nel 1984, per lui già da 10 anni prima stava seguendo diverse localizzazioni per il santuario, ma nessuna di queste aveva trovato, diciamo così, l'adesione del padrone, perché lui, come diceva, lui lo chiamava il padrone, dice il padrone, non gli andavano bene. L'area di Castaccolo invece è stata l'area che al padrone, al nostro Signore, è andata bene. Le vicissitudini per arrivare alla produzione del progetto hanno durato 10 anni, cioè non è stata una cosa semplice, e qui abbiamo il senatore Londa, ex sindaco d'Urbino, e l'assessore Guidi, che abbiamo vissuto questi lunghi anni di progettazione, perché chiaramente un santuario urbino nel 1986-87, 30 anni fa, era sconvolgente anche da un punto di vista geopolitico per quanto riguardava la situazione locale. E questo qui ci creava delle grosse difficoltà. Prima di approvare il progetto definitivo, che è avvenuto il 16 febbraio del 1996, abbiamo presentato quattro altri progetti, cioè quindi è il quinto progetto che abbiamo fatto che è stato approvato. E io mi ricordo quando, anche spesso si andava su ogni anno anche a Cividate, si facevano le riunioni conviviali con tutti gli amici di Cividate, tutti erano preoccupati, ma il santuario non va avanti, non riusciamo a costruirlo, quando cominceremo i lavori? C'era, non dico scetticismo, ma c'era la volontà di vedere quest'opera, e d'altra parte anche queste difficoltà chiaramente creavano dei disturbi personali. Però io ho sempre detto questo: se questa è un'opera che vuole il Signore, l'opera si costruirà. Effettivamente è così. E questa convinzione l'ho sempre avuto, sempre portata avanti personalmente e insieme a tutti quelli che collaborano con me, questa stretta convinzione: l'opera si deve fare. Effettivamente, la svolta è stata quando ci fu presentato, perché adesso poi voglio farla breve perché altrimenti
Dopo Sandro mi sgrida, ma ci sarebbe da parlare molto, molto, molto a lungo. Ci fecero conoscere il maestro Walter Valentini, un artista. Questo artista riuscimmo a trovare subito un dialogo con lui. Questa esperienza di fare il progetto di un santuario, uno studio di architetti e ingegneri con un artista, è stata un'esperienza effettivamente molto, molto interessante e qualificante, perché lo stesso Valentini, con le sue idee unite alle nostre capacità tecniche di sviluppare il progetto, siamo riusciti ad arrivare a quest'opera. Come nasce quest'opera? Don Elia mi diceva, Carlo, tu devi fare un santuario a forma circolare. Dico, Don Elia, lo dici tu, facciamo a forma circolare. Dico, guarda che però di esempi di chiese circolari, Don Carlo Rusconi mi insegna, ce ne sono pochissime nella storia dell'edilizia religiosa. Dice, vieni, andiamo insieme a Milano. Mi portò a Milano e mi fece visitare la chiesa di San Carlo Borromeo, che era proprio una chiesa circolare con tutto un colonnato. Dice, tu ti devi ispirare, dovete ispirarvi a questo concetto. Il concetto fu ripreso in questi termini, fu ripreso nel senso che noi abbiamo progettato e disegnato il santuario d'Urbino con il compasso. È una chiesa disegnata a compasso sul cerchio. Quindi, proprio per rispettare quello che era la volontà di Don Elia, che chiaramente lo diceva lui, ma lui parlava sempre per mezzo del Signore, è stato disegnato col cerchio. E quindi voi vedete tutte forme rotonde. L'aula del santuario è a forma ellittica perché sono vari cerchi che si intersecano e danno una forma ellittica. Questa forma ellittica dell'aula principale assomiglia a cosa? Alle mura di Urbino. Se voi guardate la fotografia delle mura di Urbino, hanno questa forma ellittica. Quindi c'è questo. C'è anche in questo c'è un senso di rapporto con Urbino, perché come dicevano prima gli illustri relatori, perché fare un santuario a Urbino, per tutte le motivazioni che sono state date, il santuario stesso deve essere in rapporto con Urbino. E quindi abbiamo, cioè, l'aula che ricalca le mura di Urbino. Poi ci sono altri segni che sono importanti. Ad esempio, il santuario è in l'asse longitudinale, è in direzione sud-est. Direzione sud-est in collegamento visivo con i Torricini. I Torricini di Urbino guardano Roma. Quindi questo asse santuario Torricini-Roma è un collegamento ideale con la Chiesa universale che è a Roma, la Chiesa ecumenica. È questo che ci riempie, diciamo, il tema dell'opera. Non voglio dilungarmi, oltre, voglio fare, ecco, due considerazioni. Uno sulla cupola. Voi vedete questa cupola che ha una forma, a un certo punto si deforma, ha una struttura come se fosse un qualcosa. Un gnocco, come lo potete dire? Cos'è questa deformazione? Da cosa deriva questa deformazione? Questa deformazione, questa cupola che è proprio al cui asse centrale è posto l'altare, cos'è? È una tensione ideale dello spirito che sale verso il cielo ed è talmente forte che deforma la copertura, cioè quindi è un senso di tensione verso l'alto. Cioè, noi siamo portati adesso forse Sua Eccellenza l'Arcivescovo mi correggerà su questi aspetti, non voglio entrare in teologia assolutamente, che non è il mio compito, già faccio male l'ingegnere, immaginarsi il teologo.
questa tensione ideale dell'uomo andare verso il cielo. Gesù è sceso sulla terra per portarci in cielo e noi quindi il nostro desiderio è rivolgersi a lui. Il santuario, oltretutto, oltre all'aula principale, ha due livelli sottoterra, di cui nel primo livello ci sarà la sacrestia, una grande sacrestia per gli avvenimenti importanti, e a livello sottostante, visibile anche dalla sacrestia, c'è una cripta dove si spera e si presume che verrà apposta la tomba di Don Elia, che attualmente riposa a Cividate al Piano. Concludo dicendo che sono orgoglioso oggi di essere qui presente, perché dopo 30 anni di duro lavoro, di fatiche, di difficoltà, ma sempre aiutato da tante persone che vedo qui presenti, siamo andati avanti, siamo arrivati a questo punto. Ancora le problematiche chiaramente non sono risolte, ma la nostra tensione è sempre quella, la tensione ideale è di arrivare alla conclusione di quest'opera. E di questo io ne sono certo, assolutamente, perché questa è la volontà del Signore quando è apparso a Don Elia. Voglio fare un altro sketch, poi dopo chiudo. Il Sacro Cuore è apparso a Don Elia nel 1969, è stata la seconda apparizione al mondo del Sacro Cuore, perché la prima apparizione avvenne nel 1547 a Santa Maria la Coque. Quindi questa storia, questo parallelismo c'è tra Santa Maria la Coque in Francia e il Sacro Cuore Urbino, ci dà anche questo un significato e una forza di portare avanti quest'opera con il massimo impegno, con la massima dedizione, con la fede, sapendo che il Signore ci aiuta, ci guida, perché come diceva Don Elia, voi siete stati scelti per portare avanti quest'opera. Grazie. Grazie Carlo, sei stato prezioso come sempre. Io credo che se potessimo scrivere un altro libro, questo sarebbe sulle, fra virgolette, coincidenze. Non so se ti ricordi, Don Carlo, quando andammo... Sì, fra l'altro questi cerchi che si chiudono... all'inizio del progetto, diciamo che chiedemmo a Don Carlo una valutazione, fra virgolette, teologica sulla strutturazione che l'Interstudio aveva dato e permettimi Carlo, l'Interstudio non è fatto da dei baciapile, direi che forse tu sei, no? Ma gli altri componenti dell'Interstudio, Watanabe è giapponese, e gli altri ingegneri, e Valentini era profondamente ateo. Gli architetti, diciamo, non erano sicuramente dei devoti. Ora, che una congerie di simili professionisti si sia assunto l'onere di costruire un santuario e l'abbia strutturato con scelte architettoniche che si sono rivelate profondamente coerenti con l'impostazione che la Chiesa dà in termini di costruzione di edifici sacri, ecco, questo meriterà il prossimo libro che scriveremo sulla storia di Don Elia. Abbiamo raccolto tutte le lettere di Don Elia e le
varie risposte del suo direttore spirituale, specialmente padre Longoni, in un volume qui, però è ancora secretato perché ci sono tante cose che vaglierà poi la Chiesa e verranno date, se verranno i gesuiti verrà dato a loro questo, oppure il nostro vescovo, se vuol poi leggerlo, perché quando la Chiesa porterà avanti la causa di Don Elia, sicuramente verrà fatto santo anche il suo direttore spirituale, che ha sofferto, è l'unico che l'ha sempre aiutato, l'ha seguito da noviziato in avanti fino a una settimana prima che venga ordinato sacerdote, ed è morto una settimana prima il direttore spirituale. È un volume di 330 pagine. Abbiamo fatto un lavoro certosino, perché le lettere di Don Elia sono facili da leggere perché è una calligrafia da elementare, mentre quelle di padre Longoni sono state fatte con la penna quasi di china, è un carattere piccolo e sono un po' svanite un po'. Ci ho perso quasi la vista con una lente per controllare tutto. Dove non siamo riusciti a decifrare abbiamo lasciato i puntini, però nel contesto si capisce tutto. È veramente stato seguito da un santo, ma grande, e ha sofferto questo prete, sacerdote gesuita, le tribolazioni di Don Elia. Addirittura gli era proibito di avere contatto, perché dalla famosa visita dottore Falciola di Como, di lì, perché l'ha dichiarato un po', ma che eccetera, che non fosse tanto a posto, mentre tutti gli altri analisti, altri dottori, ha detto: ma questo è perfetto, è più sano di me, è un tipo allegro, non è uno, capite? Anche il, approfitto per dire, anche il vescovo Costanzo Micci gli ha detto: ma Elia, non sarà che tu, la tua fantasia, questo diavolo qui e là, eccetera. Gli ha risposto così: senta Eminenza, la prossima volta che viene lo manderò da lei. No, 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 no. No. È una cosa incredibile. Comunque, è una cosa troppo bella. Poi, la molla che è scattata a portarlo al sacerdozio, perché le ha provate tutti, anche il cosiddetto vescovo che gli voleva bene, il Gilla Gremini di Novara, ha avuto un sacco di prove, però aveva contro sempre, c'è sempre una curia che impedisce, qualcosa c'è sempre, vero Eminenza, eccellenza, che c'è sempre qualcosa, qualcuno. Conto solo un fatto che è fondamentale: sono segreti gli altri tre punti, ma due. Gesù che gli appare e gli dice: scrivi a Paolo VI. Oh, ma lui è come un bambino. Ah, ma è impossibile, là poi cosa scrivo, là non fa arrivare niente, eccetera. Lui gli rispondeva così e dice: tu scrivi questi cinque punti. Primo, che non si dimetta. Secondo, e mi fermo lì, che prepari alcuni elementi alla sua successione. Ma io dentro di me, siccome me lo diceva, è rimasto lì alcuni elementi, per me alla successione ne basta uno, no? E beh, comunque, poi fai così: prendi questa lettera, la metti in una busta, la sigilli e metti nella busta
davanti, scrive a sua santità Paolo VI e per traverso cose di coscienza. Poi questa busta la metti in un'altra dentro. Fuori scrivi a sua eminenza Cardinal Villot, mi pare, segretario di Stato, eccetera, e metti, gli ha detto anche che Franco Bolimete, perché lì ha spedito la lettera. Paolo VI, in quel periodo, se vi ricordate, si leggeva sui giornali, che voleva dimettersi, l'ho letto io, ero a Bologna, quindi lo so, leggevano quelle robe lì. E nella busta famosa c'era segnato, tra alcuni elementi, il nome di Cardinal di Venezia, Luciani, Cardinal Luciani. Quindi è fatto. Il Papa, cioè il Cardinale, trova questa lettera, le apre, cose di coscienza, la mette sul tavolo, come gli aveva detto Gesù. Il segretario, vedendo cose di coscienza, gli era messo sul tavolo il Papa. Il Papa in quel periodo stava ricevendo il Cardinal Palazzini, Pietro Palazzini. Beh, il Papa legge, siccome aveva detto pubblicamente Paolo VI queste cose che doveva decidere su problemi che forse lei sa, sull'etica sessuale, su quelle, insomma, problemi seri, gravi, li aveva messo come risolvere, e così tutto il resto. Il Papa legge, lo sappiamo poi attraverso il cardinale, legge e tira un grande sospiro, non conosceva l'Elia. Attraverso magari la segreteria sapeva qualcosa, perché aveva scritto anche al Papa Pio XII per portare la messa in lingua italiana, a volgare. E allora il Papa legge, e poi tutti i problemi che gli si ha, come un gran respiro, e porge la lettera alla Cardinal Palazzini. Palazzini non conosceva l'Elia, anche lui ha letto. La storia è che il Papa, dopo pochi giorni, è andato a Venezia, ha deposto la stola, preso la sua stola, l'ha deposta sulle spalle a Luciani, Cardinal Luciani. E poi è andata avanti la storia che il Papa muore dopo 33 giorni. Mi telefono, mi chiama in portineria, c'è una telefonata per lei, Elia che piangeva, Umberto, il Papa che Gesù voleva l'è morto, e piangeva. Per me è stato come un lampo, no? Ma ho detto, ma non ti ricordi che nel famoso documento che hai mandato al Papa, eccetera, c'era scritto che prepari alcuni elementi alla sua successione? Il Cardinal Wojtyła è stato l'ultimo a predicare gli esercizi a Paolo VI. Capite? Ci sono tante cose legate. Insomma, c'è veramente da rimanere ammirati come il Signore, attraverso i più umili, come ha fatto con la Madonna, compie grandi cose. Illumina. Ecco, anche noi tutti dobbiamo pregare per i vescovi, per i suoi sacerdoti. Sono nostri fratelli e non parliamone male. Addirittura io, e so bene questo, perché la famosa storia del cardinale Bertone, che la menavano con Tieri, eccetera, 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 ha dovuto intervenire un laico, Giuliano Ferrara, è andato
in Vaticano, ha intervistato, ha fatto vedere tutto, documentato, ha fatto un articolo, perché l'attico è di tutti, non è proprietà di nessuno, ma se piove è un appartamento che hanno usato tanti altri, è tutto per attaccare sto cardinal Merdone, per abbattere Benedetto XVI. E c'è una massoneria che fa paura, ragazzi, dobbiamo pregare. Da quell'articolo di Ferrara più nessuna televisione, più nessun giornale ha parlato del problema del cardinal Bertone. Oh, dobbiamo anche difendere, dobbiamo pregare, preghiamo, l'unica forza che ha l'uomo, l'unica, ma tutti gli uomini, il più umile è lui il più forte. Preghi per la Chiesa, perché non la abbatterà mai nessuno, perché la Chiesa è invincibile, perché la Chiesa siamo noi e noi siamo forti perché c'è Gesù Cristo che la sostiene, è lui l'unico salvatore del mondo.